Buonasera, telespettatori di Video Italia Puglia, rieccoci qui insieme con un nuovo appuntamento con Pronto chi parla. Dunque, prosegue appunto il nostro percorso nel portare avanti alcune tematiche relative sempre alla città di Molfetta, nonché appunto nel presentare comunque momenti fondamentali per lo sviluppo di un'intera comunità. Questa sera parleremo comunque di Agenda 21 e del suo forum, fortemente presente appunto nella città di Molfetta, fa proprio parte di un organo appunto fondamentale per l'intera amministrazione comunale. Ma prima di avviare comunque il dibattito, prima di cercare di capire meglio un po' la situazione, la domanda ovviamente è chiara: che cos'è Agenda 21? E dunque spendiamo appunto qualche parola ovviamente prima di entrare nel vivo della discussione. Il forum di Agenda 21 nasce in seguito all'adesione dell'Italia alla Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo svoltasi a Rio de Janeiro nel 1992, che appunto Molfetta ha adottato nell'aprile del 2002. Questo comunque è un attimo l'introduzione all'argomento. Cercheremo di capire l'effettivo ruolo di Agenda 21 per la città di Molfetta. Cercheremo di capirlo con il nostro ospite in studio, Cosimo Sallustio, coordinatore di Agenda 21 per la città di Molfetta. Buonasera Cosimo. Buonasera. Questa sera eccezionalmente avremo soltanto un ospite in studio con cui, come dicevo, cercheremo di sviscerare tutto quanto l'argomento. Ma come siamo abituati a fare, come ogni settimana, prima di entrare nel vivo del dibattito, abbiamo preparato un servizio introduttivo, giusto per fare il punto della situazione. Prego la regia di mandare in onda il primo servizio. Il forum di Agenda 21 nasce in seguito all'adesione dell'Italia alla Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo, UNCED, svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992, che a Molfetta ha adottato nell'aprile del 2002. Il forum rappresenta un luogo di confronto tra l'amministrazione comunale, le associazioni e i cittadini sulle politiche ambientali, sociali, economiche e culturali. Un luogo istituzionale in grado di analizzare i problemi, gestire i conflitti e ricomporre gli interessi per accompagnare l'azione di governo per lo sviluppo sostenibile della città. Il forum è presieduto dal sindaco. Oltre all'assemblea sono previsti quattro gruppi tematici: economia e attività produttive, cultura e coesione sociale, risorse ambientali e risorse territoriali. Ogni gruppo elegge due commissari che compongono la commissione esecutiva. Il coordinatore risultato eletto tra gli otto commissari è Cosimo Sallustio. Molte sono le attività e le tematiche su cui quotidianamente Agenda 21 a Molfetta è impegnata, sempre nel rispetto di quelle che sono e permangono le direttive nazionali e internazionali dell'Organizzazione Mondiale. Lo scorso 19 ottobre, nell'ambito delle attività dei gruppi tematici del Forum Cittadino di Agenda 21 presso la Sala Finocchiaro, il gruppo Risorse Economiche, assieme al Comune di Molfetta e con la collaborazione delle cooperative olivicole Goccia di Sole e Terra degli Ulivi, ha tenuto un incontro tecnico-scientifico su xylella e olivicoltura, come tutelare le produzioni e il territorio. Si è trattato di un delicatissimo momento informativo, nonché formativo, oltre che di confronto, su una tematica sempre più al centro del dibattito regionale e nazionale, soprattutto nelle settimane in cui l'attività di raccolta e macina delle olive entra maggiormente nel vivo. Soddisfatti anche in questa occasione i criteri di azione di Agenda 21: pensare globalmente e agire localmente, mettendo in pratica un processo partecipativo e democratico, che nella sua definizione e attuazione coinvolge tutti i settori. E dunque eccoci in studio, un servizio che ha cercato un po' di fare il punto della situazione, introducendo un po' più o meno quello di cui parleremo appunto po' fra poco. Do subito la parola infatti a Cosimo Sallustio, come dicevamo, coordinatore di Agenda 21 a Molfetta, chiedendo un attimo di partire dalla Costituzione a livello internazionale di Agenda 21 per poi arrivare comunque alla sua centralità e alla sua attività nella città di Molfetta. Sì, il forum, intanto voglio ricordare, è stato il primo atto di questa amministrazione comunale, l'amministrazione Natalicchio,
un atto appunto di giunta, il numero 1 del 2013, che ha avuto l'intento di rifondare il percorso di Agenda 21 nella nostra città. E questo è un po' in controtendenza, perché è pur vero, come appunto anticipavi all'inizio, questo è un processo che si è attivato nel 92. È un processo che ha visto crescere moltissimo tutte le esperienze di forum di Agenda 21 in tutto il mondo, però è un processo che da un po' di anni è andato un po' a rilento e che forse in questi ultimi 2 o 3 anni sta vivendo una nuova stagione. Proprio perché i forum di Agenda 21 stanno sempre di più lavorando insieme ad un altro organismo, che è un organismo internazionale che si chiama Città Sane, e insieme stanno lavorando moltissimo sull'appunto ecosistema urbano. Cioè stanno lavorando per comprendere e anche agire sui tutti i problemi che affliggono le grandi città, ma anche le medie, le piccole. Problemi legati alla vivibilità urbana, quindi alla salute dei cittadini, ma diciamo anche al territorio, all'ambiente e quant'altro. Quindi il primo atto di questa amministrazione comunale di Molfetta è stato un atto dedicato a rimettere in piedi un organismo che, pur vero, è stato istituito nel 2002. E quindi a distanza di 11 anni dalla sua istituzione, però ha vissuto anche dei momenti un po' di stanca. Quindi rimettere in piedi questo organismo e ridargli anche un ruolo diverso, un ruolo, più attivo nei confronti delle politiche che un'amministrazione comunale realizza nella città, è sicuramente, un atto di grande interesse che sta rivitalizzando moltissimo anche il dibattito nella nostra città. Ecco, quindi dicevamo nel 2002 la città di Molfetta lo adotta comunque come, ufficialmente come progetto, però come dicevi, da allora, rispetto comunque a quello che si sta facendo in questo momento, in questi mesi, comunque già a partire dal 2013, non veniva riunito così con continuità? Beh, teniamo presente che noi da quando ci siamo ricostituiti abbiamo svolto 2 assemblee di forum, assemblee generali degli iscritti, e siamo arrivati alla quarta assemblea. Quindi le prime 2 sono state svolte soltanto nei primi 11 anni. Questo la dice lunga, insomma, sulla vitalità di un forum che indubbiamente dopo alcuni anni della sua esistenza, ma potrebbe capitare anche al nostro forum, a quello che stiamo facendo adesso, e si perde un po' di freschezza, un po' anche di fantasia, un po' di voglia di lavorare insieme nella città. Invece, con questa operazione, devo dire, c'è stato un nuovo innesto da parte di associazioni, movimenti, gruppi economici, cioè noi non rappresentiamo soltanto le associazioni no profit, ma rappresentiamo anche aziende, rappresentiamo anche ordini professionali, cioè al nostro interno abbiamo un po' tutto lo spaccato di quello che potrebbe essere le categorie che sono interessate a parlare di sviluppo, ma di sviluppo sostenibile. Quindi di uno sviluppo attento a quelle che sono le problematiche di, chiaro, di far crescere, diciamo, il nostro territorio, ma farlo crescere anche rispettando determinate regole. Ecco, prima magari di capire e di approfondire quelle che sono proprio le tematiche locali di cui si sta comunque occupando Agenda 21, c'è da dire che comunque quello che avviene a Molfetta, quello che si fa a Molfetta non è altro che quello che, le tematiche che vengono poi affrontate anche a livello internazionale e nazionale. Certo. Allora, intanto tutti i forum di Agenda 21 sono riuniti all'interno di un coordinamento nazionale, c'è annualmente un'assemblea del coordinamento, e questo coordinamento nazionale ha un diretto rapporto con il Ministero dell'Ambiente. Quindi a livello nazionale si portano all'attenzione del governo una serie di elaborazioni, di proposte che vengono proprio dai vari coordinamenti cittadini, poi regionali e poi nazionale.
Questo è indubbiamente un elemento estremamente positivo. Poi comunque il forum di Agenda 21 è un organismo, appunto, come si diceva prima nel servizio, che ha il presidente nella figura del sindaco. Quindi il sindaco è direttamente ecco, investito anche di una responsabilità, cioè che il forum e tutta Agenda 21 e il lavoro dei gruppi tematici non può rimanere soltanto un esercizio accademico. Noi non abbiamo bisogno di un'ulteriore associazione o movimento, abbiamo bisogno invece di un gruppo, di un organismo che affianchi, che discuta ma affianchi l'attività amministrativa e in qualche modo poi interloquisca, tant'è che noi abbiamo molto di frequente incontri con le commissioni consiliari, in un'occasione abbiamo addirittura anche fatto riunire in maniera straordinaria il Consiglio Comunale e questo è successo nel 2014, quando abbiamo portato all'attenzione del Consiglio Comunale una nostra proposta di ordine del giorno che era quella per dire no alle trivellazioni petrolifere davanti appunto, al nostro specchio marino e comunque nel Mare Adriatico. Quindi, Sì, prego. no, per no, volevi continuare. No, e quindi diciamo noi abbiamo un'interlocuzione continua con la Massima Assise, con i consiglieri comunali, cioè tutti gli organi e con tutti gli assessori, tant'è che nei nostri gruppi tematici vengono invitati gli assessori competenti e quindi abbiamo un'interlocuzione diretta con quello che fa l'amministrazione comunale. Ecco, questa Costituzione di cui parlavi è una Costituzione o un'organizzazione ecco, che avete dato dal 2013 in poi, oppure comunque è un qualcosa che c'è sempre stato, è sempre, ecco, il fatto che il sindaco presiede comunque magari le vostre riunioni, il forum di Agenda 21, è comunque sempre stato così, oppure è qualcosa che è avvenuto dal 2013 in poi? È sempre stato così, però ecco, forse all'inizio diciamo, è stato più forte, quindi i primi anni del 2000 è stato più partecipato diciamo, dall'amministrazione comunale e tutto il movimento diciamo, di Agenda 21. E, ultimamente, insomma, le ultime amministrazioni, parlo delle amministrazioni diciamo, più diciamo, del senatore Azzollini o anche dei precedenti sindaci. Non sono state proprio fortemente legate a ciò che accadeva, diciamo, in Agenda 21 e questo, diciamo, indubbiamente lascia un po' ecco, tutto il processo monco, cioè lo lascia un po' privo di questa forte connotazione di braccio di discussione, braccio operativo anche dell'amministrazione comunale. Ecco, dunque diciamo quattro gruppi tematici, economia, attività produttive, cultura, coesione sociale, risorse ambientali e risorse territoriali. Quindi quattro gruppi tematici che lavorano comunque insieme, comunque andando comunque a elaborare tematiche ovviamente propriamente del settore. Sì, c'è stata questa impostazione data originariamente nello statuto, un'impostazione che comunque, diciamo, stiamo rivedendo un po', quindi probabilmente cambierà, ma la stiamo rivedendo soprattutto nei fatti. Cioè, quando riuniamo, come è successo anche per la Xylella, no, dove avete ripreso, diciamo, il servizio, ebbene, questo era un dibattito di gruppo tematico proposto, appunto, e organizzato e coordinato dal gruppo Risorse Economiche, ma che comunque ha visto l'invito a tutti gli iscritti del forum, che sono attualmente circa 250. E la cosa interessante è che molte iniziative noi le facciamo in collaborazione con diciamo, le imprese o chi lavora, diciamo, sul territorio, quindi non soltanto con le associazioni, ma per esempio quest'ultima della Xylella l'abbiamo fatta insieme alle due cooperative olivicole che noi abbiamo, Coccia di Sole e Terra di Lì Vivi. Infatti abbiamo visto comunque una
anche nel servizio si poteva comunque già vedere comunque un evento abbastanza partecipato, che comunque si è addirittura prolungato anche fino a tarda ora, quasi a ridosso delle 22. Comunque un argomento che è di stretta attualità, interessa sicuramente la Regione Puglia, un po' di più ovviamente la parte del Salento, ma si è attenti a quello che ovviamente può accadere anche nelle nostre parti, e quindi si pone un po' l'attenzione in termini di prevenzione e di attività. Sì, era l'intento che noi avevamo, cioè quello di parlare a bocce ferme, quindi in un momento di tranquillità, parlare di che cos'è questo problema della xylella. Noi chiaramente abbiamo dato diciamo, a tutto il dibattito non soltanto un respiro tecnico, e quindi invitando esperti della materia, ma abbiamo voluto sempre sottolineare la grande valenza che ha diciamo, l'olivo nella nostra regione, soprattutto dal punto di vista del paesaggio. E quanto poi questo danno che potrebbe arrecare questo batterio all'olivo darebbe alla nostra economia, diciamo al nostro territorio, quindi alla nostra economia, che ricordo adesso si sta sempre di più rivelando come un territorio accogliente, quindi per tutta una serie di attività che sono molto legate al turismo, insomma, al tempo libero, quindi insomma, sarebbe veramente un danno enorme anche nei nostri territori. Comunque, ecco, parlare diciamo, di queste problematiche noi lo affrontiamo sempre in maniera oggettiva, in maniera con l'ausilio appunto di tecnici che ci possano portare, tant'è che c'erano anche opinioni diverse durante l'incontro. E alla fine noi usciamo fuori con un documento che portiamo all'attenzione dell'amministrazione comunale. Quindi se poi ci sono degli adempimenti che chiediamo all'amministrazione comunale, li porteremo appunto alla loro attenzione e loro poi in qualche modo provvedono. In questo caso particolare non c'erano degli adempimenti, però che ne so, in alcuni casi dove noi affrontiamo delle questioni legate al territorio e proponiamo delle soluzioni per situazioni particolari. Ne ricordo una, per esempio abbiamo lavorato molto insieme all'amministrazione comunale anche, e abbiamo avuto un confronto anche con l'autorità di bacino sulla diciamo, valorizzazione delle lame e in particolare di una lama molto bella che noi abbiamo all'interno ormai del corpo abitativo di Molfetta, che è lama Martina. Quindi abbiamo portato delle soluzioni, tra l'altro, confrontate tecnicamente anche con l'autorità di bacino. Questo è molto importante. E soluzioni presentate, erano due tipologie di soluzioni, una dal Comitato di Quartiere della Madonna della Rosa e l'altra da un'associazione ambientalista. Quindi diciamo, noi lavoriamo portando anche all'attenzione eventuali soluzioni, soluzioni ecocompatibili, ma soluzioni anche economicamente compatibili, cioè soluzioni diciamo, che poi alla fine non costano molto, ma che possono portare Proprio veramente a. quest'oggi c'era un articolo sulla Gazzetta del Mezzogiorno che riguardava il discorso delle lame, un allarme lanciato dall'AC Puglia riguardante proprio un rischio idrogeologico di lama cupa, se non ricordo male, dove Certo. comunque si prospettano eventuali costruzioni su quel tipo di lame. Comunque si ricorda da un punto di vista ambientalistico, dove l'importanza delle lame è comunque non andare a soffocare lo sbocco a mare, il naturale sbocco a mare delle lame. Questo è un dibattito su cui a Molfetta ci si è confrontati molto spesso, anche nella scorsa amministrazione. Il fatto di l'autorità del bacino gioca un ruolo comunque importante, che Molfetta deve sicuramente tenere presente, come anche dicevamo poc'anzi, un indirizzo di Agenda 21 proprio su questo tipo di tematica. Certo, la cosa positiva diciamo che noi comunque coinvolgiamo il territorio, coinvolgiamo anche gli abitanti dei quartieri interessati,
in questo caso è stato un coinvolgimento pieno e ci auguriamo appunto che su queste cose, diciamo, ci sia anche una realizzazione concreta, diciamo, un'attenzione concreta da parte dell'amministrazione. Però ecco, tra le tante attività che noi svolgiamo, ecco, c'è per esempio quella, voglio ricordare, quella del gruppo della coesione sociale, della cultura e coesione sociale, che per esempio ha portato all'attenzione dell'amministrazione due importanti proposte. Una, il regolamento sulle unioni civili, di cui tanto si sta parlando adesso anche certo. in Italia, e l'altro, una proposta di sportello per gli immigrati, che però è una proposta che ha lanciato l'ANCI, quindi l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Sono due proposte molto interessanti. Oppure si è parlato molto e si è dato veramente anche un grande contributo al territoriale al prossimo progetto di raccolta dei rifiuti porta a porta. Abbiamo fatto delle analisi e continueremo, comunque a breve anche e continueremo ad attenzionare, diciamo, questa cosa del porta a porta. E, insomma, cioè, tutto ciò che riguarda il territorio ecco, è nella nostra agenda. Nei prossimi, voglio dire, nel prossimo futuro abbiamo due incontri, uno per esempio che faremo sul piano di azione sulle energie sostenibili, sul PAES, che è di prossima istituzione nella nostra città e che curerà appunto il gruppo ambiente, e l'altro è quello sul regolamento comunale sulle adozioni degli spazi verdi. Regolamento che è stato presentato dall'amministrazione comunale, ma che comunque noi intendiamo far discutere dalla città, perché appunto uno dei nostri ruoli è quello anche di portare eventuali, diciamo, integrazioni o suggerimenti a questi strumenti che l'amministrazione comunale redige. Ecco, proviamo un attimo ad affrontare, in base anche alla divisione di Agenda 21 in gruppi tematici, un po' quelli che sono i temi relativi comunque alla città di Molfetta. Abbiamo inizialmente accennato quindi economia e attività produttive, anche in questo senso abbiamo visto comunque discutere della situazione comunque della Xylella, che parte comunque dal Salento, arriva e si vuole comunque effettuare eventuale prevenzione anche nella nostra città, ma parlando comunque di economia e attività produttive, su che cosa punta l'attenzione Agenda 21? Quindi Molfetta è una città che economicamente sta avendo sviluppi differenti rispetto al passato, pensiamo comunque anche alla zona industriale, alla zona artigianale, alle attività produttive che in questo momento stanno un pochino sviluppandosi in città. Sì. Bene, noi abbiamo posto l'attenzione, per esempio da quando ci siamo istituiti, su alcune tematiche, le menziono in maniera sintetica. Certo. Ci fu in zona industriale la proposta di una centrale a biomasse. E su questa proposta, diciamo, il gruppo tematico e tutto il forum ha discusso abbastanza. Al momento, diciamo, l'amministrazione comunale decise di non approvare, di non consentire la realizzazione di questo impianto, anche perché nella nostra zona industriale ci sono già molti impianti di produzione energetica, ci sono molte presenze già diciamo, tra virgolette, inquinanti o comunque non sostenibili, per cui non ritenevamo opportuna una situazione del genere. Non voglio diciamo, dimenticare che Molfetta è una città che ha già un grosso impianto di produzione di energia da biomasse, adesso riconvertito a metano, che comunque insiste anche su una zona agricola, e quindi non possiamo consentirci di avere altri impianti di questo genere sul nostro territorio. Ultimamente ci siamo interessati di una proposta che è venuta da un'altra azienda di realizzare un impianto di mitilicoltura nello spazio di mare antistante la prima cala, e che è sostanzialmente lo spazio di mare che viene più frequentato dai bagnanti. E questo, insomma, effettivamente è stato un progetto ben analizzato e abbiamo portato anche lì all'attenzione dell'amministrazione comunale il nostro parere, che non è sicuramente un parere
diciamo non favorevole, ma quantomeno c'erano molti punti oscuri di questo impianto. Quindi abbiamo lanciato anche lì un campanello d'allarme all'amministrazione comunale, cioè del tipo non ci sembra che tutto il progetto sia un progetto chiaro, quindi almeno chiariamoci le condizioni, perché insomma normalmente un impianto di mitilicoltura si fa in spazi di acqua protetti, e invece farlo a mare aperto insomma assume tutta un'altra connotazione. E quindi poi ci siamo interessati, appunto, come dicevo prima, appunto ci siamo interessati della Xylella, abbiamo parlato molto anche di chilometro zero, cioè di, ecco, abbiamo una buona rappresentanza di produttori agricoli. Devo dire, questo discorso del chilometro zero l'abbiamo anche utilizzato moltissimo nelle attività che poi sono state riprese dall'amministrazione comunale per Expo, quindi tutte le attività che l'amministrazione ha fatto a Expo, insomma, hanno ripreso moltissimo questo senso delle nostre potenzialità agricole e anche della pesca sul chilometro zero, questa vendita diretta, diciamo, dal pescato che c'è a Molfetta, sono state tutte quante analizzate all'interno dei nostri gruppi tematici. Quindi, e poi c'è il discorso appunto di Lama Martina che dicevo poc'anzi. Sono attività produttive, infatti le hai anche citate, quelle della vendita diretta del pescato, certo, su cui Molfetta sta puntando davvero tanto e comunque sta anche riscuotendo dei riconoscimenti anche a livello non solo nazionale ma anche a livello europeo. Certo. Pensiamo comunque al progetto di Mimmo Facchini, riconosciuto anche ha avuto anche dei riconoscimenti comunque a Bruxelles, quindi l'abbiamo sempre ribadito anche in questa sede, qualcosa su cui Molfetta deve puntare, sta puntando anche per ritrovare un attimo le tradizioni del mare, che comunque tra le varie difficoltà, comunque il caro gasolio, alcune imposizioni della comunità europea, si stava comunque cercando un settore che era sicuramente tra i settori comunque economici abbastanza, chiamano così, bastonati un po' da questo periodo di crisi e comunque di situazioni varie all'interno, certo, comunque della città, quindi è ovvio che trovare comunque una soluzione, dare comunque delle proposte per appunto cercare delle direttive è sicuramente fondamentale anche per un'amministrazione comunale. Sì, ci interessava moltissimo, partendo appunto dall'esperienza della vendita diretta del pescato, il modo con cui, un modo molto sostenibile, con cui si è riusciti a vendere direttamente al consumatore, quindi produttore e consumatore, il prodotto, e questo, diciamo, ha portato alla redazione di un bel regolamento che ha, appunto, è stato concordato con la ASL, con il Comune, quindi con tutti gli organi, diciamo, che comunque sovrintendono a questo tipo di vendita diretta e di chilometro zero, e stavamo cercando, ma probabilmente lo seguiremo anche questo filone, di trovare soluzioni simili anche per l'agricoltura, perché insomma la vendita diretta dei prodotti, certo, di prodotti di alta qualità che noi abbiamo nel nostro territorio è sicuramente una cosa che ci farebbe estremamente piacere. Quindi questo, diciamo, come attenzioni che noi stiamo ponendo sui comparti produttivi. Poi, tra l'altro, comparti anche trascurati, perché non ricordiamo che agricoltura e pesca sono sempre stati un po' la cenerentola, un po' abbandonata negli ultimi anni, invece stanno avendo un nuovo impulso. Ma per qualcuno invece è proprio, bisognerebbe comunque continuare a puntare su queste due attività primarie, certo, che potrebbero, certo, comunque ovviamente riportare, certo, allo sviluppo. Prima comunque di continuare il nostro percorso all'interno di questa trasmissione dedicata ad Agenda 21 a Molfetta, parlavamo dell'incontro, della conferenza tenutasi qualche settimana fa sulla Xylella. Proprio a margine di quell'incontro abbiamo avuto modo di intervistare la dottoressa Anna Percocco, invitata proprio da Agenda 21 in quel dibattito, in quella conferenza, responsabile della lotta alla Xylella presso l'Osservatorio Fitosanitario Regionale. Dunque abbiamo realizzato un intervista con la dottoressa Anna Percocco, che prego la regia di mandare in onda.
La situazione al momento è che abbiamo tutta la provincia di Lecce che praticamente è stata dichiarata zona, tra virgolette, di insediamento, cioè dove non è più possibile tentare di eliminare completamente il batterio e quindi la malattia, più altri focolai che sono stati individuati in provincia di Brindisi e quindi siamo a Oria, San Pietro del Notico, Torchiarulo e Cellino San Marco. Questa è la situazione, sono focolai alcuni abbastanza estesi come a Torchiarulo, però siamo ancora nell'ambito della zona a Cuscinetto. Il batterio potrebbe spostarsi anche in questa zona, in terra di Bari? Io mi auguro di no, però se applichiamo almeno un minimo di quelle che erano le buone pratiche che abbiamo indicato e che sono già indicate nelle linee guida dal 2014 e facciamo di tutto, anche quelle le cose che io adesso diciamo, andrò un po' a spiegare, infatti dobbiamo fare di tutto per, e soprattutto se eliminano le piante che sono infette e quindi adempiono a quelli che sono gli obblighi dati sia dalla Commissione con la decisione che dal Ministero con il decreto, qualche speranza ce l'abbiamo. Se così non fosse, se tutto rimane inalterato, è chiaro che la situazione peggiorerà, non certo migliorerà. La potatura annuale potrebbe essere una soluzione? La potatura è già una cosa che noi nei nostri territori, insomma, la provincia di Bari, facciamo in maniera abituale. Certo bisognerà stare ancora più attenti perché la potatura è una delle fasi più importanti quando si guarda, perché è il momento in cui la pianta viene osservata in maniera dettagliata e quindi si intravede e si verifica e si vede meglio quello che potrebbe essere l'insorgere di qualcosa, qualche altro anche attacco del patogeno. Ecco, quindi eccoci in studio, ho ascoltato comunque il parere della dottoressa Anna Percoco, responsabile dell'Otta Xylella presso l'Osservatorio Fitosanitario Regionale. Dunque si è comunque organizzato sempre in quell'ambito una conferenza comunque con la presenza della dottoressa Percoco, dove comunque si parlava della lotta alla Xylella con loro utilizzavano comunque una linea di pensiero che portava comunque a volta comunque all'abbattimento delle specie in Puglia comunque purtroppo per fortuna anche anzi diciamo dire così le correnti di pensiero sono diverse, c'è chi invece anche giù in Salento sta cercando in qualche modo di trovare delle soluzioni alternative a questo doloroso abbattimento delle specie, molte delle quali sono addirittura specie comunque secolari. Però diciamo durante l'incontro è stato anche sottolineato più volte che ormai questo problema è un problema fitosanitario di quarantena, cioè si è entrati in una situazione di estrema gravità che quindi ha bisogno anche di un intervento che sia anche un intervento incisivo. Le misure di quarantena impongono cose che indubbiamente non fanno piacere a nessuno, ma io penso sia per la salute umana che per la salute delle piante. E quindi l'eradicazione del patogeno, di questo batterio, purtroppo passa, se vogliamo, evitare la continua avanzata di questo patogeno, che è un patogeno che viene trasmesso, come si diceva durante l'incontro, da un insetto che non era mai stato considerato, diciamo, nella narrativa, nelle normali pratiche agronomiche, quindi non è mai stato curato, cioè non è mai diventato un parassita. Purtroppo adesso, essendo questo insetto un insetto vettore di questo batterio, è diventato un insetto pericoloso, quindi è una ulteriore lotta che noi dobbiamo avere nei confronti di questo insetto, ma questa lotta passa non soltanto attraverso i trattamenti fitosanitari, di cui poi durante l'incontro furono dati alcuni consigli su alcuni prodotti che comunque erano prodotti rispettosi. Perché ecco, quando si combattono gli insetti bisogna cercare di mantenere in vita gli insetti utili, quindi le api e altri insetti che comunque sono
utilissimi in agricoltura. Ma per bloccare l'avanzata di questo insetto, purtroppo alcune parti scientifiche hanno consigliato anche delle fasce di rispetto e quindi l'abbattimento di queste fasce di rispetto di olivi, che quindi non dovrebbe dare la possibilità all'insetto di superare queste fasce, diciamo, abbastanza larghe, alcune centinaia di metri, e quindi bloccare praticamente il parassita all'interno dell'area che già è compromessa. È evidente che qui il problema non è soltanto di altre correnti di pensiero, qui il problema è che comunque molti comuni e molti produttori agricoli e anche associazioni si sono rivolte ai giudici, ai tribunali, e il TAR, soprattutto il TAR del Lazio, sta dando ragione e quindi sta bloccando gli abbattimenti delle piante. Che cosa succederà? Io non lo so. Sinceramente, noi abbiamo sentito che l'abbattimento è purtroppo un male necessario. È un abbattimento che comunque non compromette il nostro patrimonio olivicolo, che è un patrimonio di 60 milioni di piante, ma compromette un patrimonio di 30.000 piante. E quindi questo non compromette tutta l'olivicoltura. È evidente che questo, diciamo, va a incidere anche sugli olivi secolari, quindi questo è un qualcosa che fa male ai nostri sentimenti, ma non compromette tutto il patrimonio olivicolo. Purtroppo penso che se lasceremo la malattia avanzare in maniera più galoppante. Fortunatamente siamo in una stagione che è quella invernale, in cui gli insetti non vanno troppo in giro, però quando riprenderà la primavera e l'estate sicuramente dovremo stare molto attenti, e quindi ecco, in quella stagione dovremo avere, diciamo, delle cure pronte. Io mi auguro, ma questo è un impegno che abbiamo preso anche come Agenda 21, che in un prossimo incontro che sicuramente faremo, ecco, vorremmo mettere a confronto anche altre correnti di pensiero scientifiche, cioè non correnti di pensiero, diciamo, che viaggiano, diciamo, sulla base del sentimento, ma correnti di pensiero scientifiche. Ne abbiamo individuate alcune. Io mi auguro che abbiano ragione, mi auguro veramente che abbiano ragione. Ma al momento l'unica cosa che stiamo notando è che ci sono segnalazioni ulteriori di della presenza di questo parassita, e quindi c'è una grande preoccupazione. Ecco, in questo senso avete avuto modo di confrontarvi con gli olivicoltori del territorio, più strettamente legati, non so, alla città di Molfetta, ma anche comunque nel circondario, dove la tradizione olivicola comunque è abbastanza importante, la cultura delle nostre parti, pensiamo comunque a Molfetta, ma anche alla vicina Bitonto e alla stessa Corato, comunque una cultura importante, forse anche superiore comunque a quella del Salento, in termini comunque di prodotto. Se appunto avete avuto modo come Agenda 21 di confrontarvi con loro, magari se hanno manifestato comunque dei timori e se stanno comunque provvedendo già ad adottare alcune misure di sicurezza, sempre se è possibile farlo. Intanto il confronto con gli olivicoltori partiva proprio da quell'iniziativa. E quindi in quell'iniziativa noi abbiamo riscontrato un grandissimo interesse, abbiamo, come dicevo prima, fatto l'iniziativa insieme alle due cooperative olivicole, che sono per noi, diciamo, i momenti di maggiore partecipazione e presenza, diciamo, degli olivicoltori. Devo dire, in tutta sincerità, che gli interventi non ci sono stati, e che si vedeva proprio negli sguardi degli olivicoltori grande preoccupazione, e il silenzio l'ha detta tutta. Ecco, in una situazione come questa il timore di essere, di diventare un po' il prossimo, no? Cioè, dove andrà a finire questo parassita non si sa, ma è una bella lotteria, dove effettivamente qualsiasi produttore, qualsiasi albero potrebbe ospitare, diciamo, questo parassita. Quindi il silenzio di quella serata nel confronto, pur
animato da altri interventi di stampo scientifico, anche di stampo legale, l'ha detta tutta. Io penso che i produttori olivicoli si devono godere questa campagna olivicola, che sembra essere una campagna estremamente positiva, sì, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, perché appunto la stagione estiva così calda e così prolungata non ha dato grandi problemi, diciamo, all'olivicoltura. Quindi avremo veramente un olio sano e un olio in grandi quantità. E quindi mi auguro che se la godano tutta, diciamo, questa campagna, e mi auguro che questo parassita in qualche modo abbia un ostacolo e quindi non arrivi ad arrivare nelle nostre terre. Ecco, dovremmo avere una chiamata in linea. Pronto, chi parla? Sono Gabriele Vilardi. Buonasera Gabriele, Gabriele Vilardi, coordinatore di Comitando, un'altra importante realtà che comunque a Molfetta nell'ultimo anno e mezzo sta cercando di proporsi con importanza, con autorevolezza, soprattutto mettendo comunque in pratica dei buoni propositi, soprattutto per la comunità. Esattamente, grazie. Sì, è quello che stiamo cercando di fare esattamente dal 2013, dopo la campagna elettorale del nostro attuale sindaco Paolo Natalicchio. Il nostro obiettivo principale era quello di generare un punto di incontro all'interno del quale si potesse mantenere viva la fiamma della partecipazione, una parola che molte volte, diciamo, viene utilizzata ma poi mai effettivamente resa concreta e concretizzata in azioni. Diciamo che come associazione abbiamo svolto un po' come soprattutto fa Agenda 21, che è una realtà paraistituzionale riconosciuta ufficialmente anche dall'amministrazione comunale. Abbiamo cercato di creare una sorta di ponte tra i cittadini e l'amministrazione, i componenti dell'amministrazione stessa, promuovendo all'interno di questi 2 anni una serie di attività, tra le quali i question time che abbiamo realizzato nell'arco del primo anno, e quest'anno abbiamo continuato con attività in piazza, tra i quali ad esempio l'Agorà, la politica in piazza. Abbiamo cercato di portare argomenti che erano assolutamente di carattere rilevante per la comunità, e attraverso quelli che sono i protagonisti della politica, che non sono solamente le istituzioni, ma non dimentichiamoci che sono anche i cittadini, che devono prendere parte in modo attivo a quelle che dovrebbero essere le decisioni dell'amministrazione, in modo tale da poter avere una vera e propria partecipazione. Esatto, dunque proprio la politica attiva, la politica partecipata, quella che molto spesso purtroppo viene un pochino messa da parte, un po' anche dagli stessi partiti politici, quindi partire proprio da questa partecipazione cittadina a quelle che sono tutte le tematiche amministrative che possono appunto riguardare una città e la crescita stessa di una città. Esattamente, diciamo che il nostro intento è proprio questo. Noi abbiamo sviluppato sin dall'inizio una carta dei valori e dei principi ispiratori, e il nostro obiettivo era di fare in modo che le nostre attività potessero in un certo qual modo permettere un miglioramento anche del rapporto che le forze politiche comunque potessero realizzare all'interno della comunità. Però ciò non toglie che indipendentemente da questo noi ancora oggi continuiamo nel nostro intento e non abbiamo assolutamente intenzione di fermarci, anche perché comunque cerchiamo quasi ogni mese nel realizzare delle attività e creare anche una forma di partenariato. Non dimentichiamoci che per molto e troppo tempo le persone hanno avuto la mente e il cuore atrofizzata, viste la difficoltà nel poter partecipare a quella che era la cosa pubblica in passato. Adesso invece abbiamo una grossa opportunità che non possiamo perdere, e quindi anche attraverso la realizzazione di incontri o comunque un confronto aperto anche con le realtà associative presenti sul territorio è assolutamente fondamentale affinché si possa generare una rete civica atta a poter dare un supporto di carattere propositivo ma anche critico
con l'amministrazione. Alla fine il nostro obiettivo è molto semplice, cioè quello di puntare al rialzo, cercare di avere sempre più possibile delle azioni civiche e amministrative atte a poter realizzare il programma elettorale del nostro sindaco natalizio. Esatto, concretamente quali sono le vostre prospettive future e quello su cui state maggiormente puntando anche nei prossimi mesi? Ecco. Allora, sicuramente stiamo dando una grossissima mano per quanto riguarda il processo di accoglienza. Come ben sappiamo, all'interno del comune di Molfetta si è sviluppato comunque una necessità di generare un forum Molfetta accogliente, all'interno del quale sono presenti una serie di realtà associative, e stiamo dando una mano ovviamente sia come singoli ma sia come realtà associativa, come comitando, a stilare anche una bozza di regolamento e per quindi ufficializzare, grazie soprattutto quindi al dialogo che deve avvenire con l'amministrazione, questo forum. L'obiettivo principale in questo caso è essere utili sul tema dell'accoglienza il più possibile, sempre nelle forme del volontariato, sempre nella forma della gratuità e della contaminazione continua. Alla fine sono caratteristiche che sono permeanti nella nostra azione. Altre attività molto che stiamo trattando in questo periodo sono soprattutto gli argomenti della decrescita serena. Non è una parola complicata, ma stiamo cercando di ragionare molto anche sulle situazioni di carattere nazionale che stanno accadendo, e per questo motivo cerchiamo di organizzare incontri e dibattiti con rappresentanti anche istituzionali nazionali da riportare nel nostro territorio. In fondo ciò che stiamo cercando di fare è di far modo che il cittadino possa essere più informato possibile e possa effettivamente sentirsi parte attiva della comunità. Sappiamo che è un po' complicato, perché quando parliamo di partecipazione sembra assolutamente scontato che le persone entrino a far parte di determinate dinamiche. Io mi riferisco anche ad Agenda 21, si spera sempre che il cittadino possa avere una predisposizione tale nell'essere presente, nel poter collaborare e attraverso anche quelli che sono i commissari di Agenda 21 poter realizzare quindi progetti e programmi da promuovere all'amministrazione. Ma sappiamo bene che alla fine partecipare richiede impegno, richiede il fatto che il cittadino deve assolutamente lasciare parte del suo tempo libero, liberato, per poter partecipare a questi incontri, ed è assolutamente complicato. Ciò non toglie che alla fine non si può anche definire partecipazione libera e aperta quando crei una forma di porta aperta. Non basta che vengano realizzati degli incontri e si dica: invitiamo tutti i cittadini ad esserci. C'è questa difficoltà, c'è la difficoltà nel poter far sì che le persone possano essere veramente interessate ai temi che vengono toccati. Quindi è fondamentale che in un certo qual modo bisogna coinvolgerli maggiormente, cioè andare a cercare le persone, cercare di far sì che effettivamente possano prendere parte a quelle che sono le dinamiche e le tematiche più importanti all'interno della nostra comunità. Esatto. E questo è un lavoro che secondo me tutte le realtà presenti sul territorio, ma soprattutto quelle che sono ufficialmente riconosciute come l'Agenda 21, come la Consulta Femminile, come il Forum della Cultura Partecipata e in piccolissima parte anche noi, dobbiamo farlo. Esatto, questo è proprio il senso dell'attività partecipativa appunto ai lavori e alla vita di un'intera città. Dunque io ti ringrazio davvero per questo intervento qui telefonico, Pronto Chi Parla, e ovviamente ti invito proprio ufficialmente a prendere parte anche alla trasmissione appunto, da un punto di vista di presenza fisica, per appunto darci ulteriori spunti da demandare anche ai cittadini. Grazie ancora Gabriele. Grazie mille a voi. Grazie anche per il tuo impegno. Buonasera. Dunque abbiamo ascoltato anche l'intervento appunto di Gabriele Vilardi, coordinatore di Comitando, un'altra associazione fortemente presente sul territorio, il cui impegno negli ultimi mesi è sicuramente indiscutibile.
Apriamo ora comunque un capitolo importante su cui Molfetta si discute continuamente, se ne è parlato anche ieri in una conferenza stampa pubblica presenziata proprio dal sindaco e da tutta la giunta comunale. Apro il capitolo porto su cui comunque anche Agenda 21 si è espressa e anche un comunicato stampa successivo alla conferenza stampa di ieri lo stesso sindaco si è espresso comunque sul porto e sui lavori di prosecuzione. Si parla comunque anche della messa in sicurezza, ma lavori che devono proseguire anche, diceva il comunicato stampa, in accordo con quelle che sono le direttive di Agenda 21. Ma le direttive, cioè, magari noi I incidessimo, propositi, ecco, diciamo, diciamo a questo modo. sicuramente sì, quello che saranno le proposte. Allora, intanto noi abbiamo provato ad affrontare la questione porto, è una questione molto delicata. Abbiamo già affrontato il gruppo di risorse territoriali, insomma, iniziato a ragionare su che prospettiva ci sarà per non tanto il nuovo porto soltanto, ma ecco, l'idea che noi abbiamo è che bisogna affrontare tutto il fronte porto, quindi il porto vecchio, il porto nuovo, gli eventuali porti turistici o il porto turistico, e soprattutto confrontarsi con quelle che sono le categorie maggiormente interessate alla vita del porto. Il porto non può essere una discussione sul porto, non può essere solo una discussione legata al braccio di mare, diciamo, che è attualmente incompleto. La discussione sul porto va fatta con i marittimi pescatori, con gli sportivi, con tutte le associazioni che voglio dire, l'ultima estate è stata un'estate estremamente interessante che ha fatto scoprire quanto, per esempio, i circoli della vela o i circoli acquatici, diciamo, anche i subacquei sono presenti nella nostra città e quindi sono tutte categorie interessate, lo stanno facendo, lo stanno dimostrando anche in maniera concreta, alla vita del porto. E quindi, ecco, parlare di porto oggi e limitarlo soltanto all'arrivo o meno di grandi navi, compatibilmente, diciamo, con quella che è comunque la situazione del porto. Il sindaco lo ha anche spiegato benissimo e penso che adesso i cittadini possano anche leggere le carte Esatto. nel nuovo sito che appunto il Comune ha messo a disposizione a tutti i cittadini, a tutta l'utenza. Limitare soltanto al porto, la discussione sul porto, all'ingresso delle grandi navi, senza considerare, diciamo, la situazione che è ancora presente delle bombe all'interno del porto e quindi di un pescaggio che comunque è un pescaggio limitato, evidentemente è una discussione che non porta molto lontano. Il porto oggi deve essere un po' anche seguendo un po' quel discorso che facevamo prima, cioè ridiamo vitalità alla pesca attraverso la vendita diretta del pescato. E quindi abbiamo bisogno comunque di ospitare ancora pescherecci, quelli che rimangono, ma comunque pescherecci vitali. Abbiamo bisogno di pensare ai cantieri navali, perché comunque, pur vero che sarà stato oggi o ieri che è successo quel problema nel cantiere navale, dove ho letto che un peschereccio albanese era presso il nostro cantiere navale per riparazioni, evidentemente ci sono cantieri navali che Funzionano, funzionano, certo. ai quali bisogna dare grande attenzione. C'è grande necessità e grande richiesta di una portualità turistica e diportistica. Questo attraverso appunto queste associazioni che si sono sempre di più organizzate attorno a un uso turistico, a un uso diverso del porto. Quindi,
impiantare solo una discussione sulle grandi navi mi sembra un discorso un po' limitato. E sicuramente bisogna parlare anche con le categorie produttive della zona industriale, perché se le grandi navi devono venire, bisogna capire a chi devono servire. Io sono stato ad un incontro recente che c'è stato, organizzato proprio su questo grande richiamo emotivo, diciamo, sulla necessità del nuovo porto, dove c'erano alcuni rappresentanti di aziende della zona industriale, ma mi sono posto la domanda se poi effettivamente queste aziende erano rappresentative di tutte le necessità della zona industriale. Io penso che ci siano altre necessità nella zona industriale, di altre infrastrutture, e quindi bisogna capire fino in fondo, ma come anche, e questo lo affronteremo comunque in una sessione ad hoc che faremo come sessione intergruppo, dove tutti i gruppi tematici lavoreranno sulla questione porto, potremo analizzare anche la questione dei collegamenti marittimi con l'altra sponda dell'Adriatico, che siano collegamenti anche di passeggeri, dove non è necessario far venire le navi da crociera, ma anche i collegamenti con piccoli traghetti possono attivare uno scambio di turisti, di persone e di merci con i paesi dell'altra sponda dell'Adriatico. Certo, sarebbe sicuramente... Quindi, come vedi, lo scenario porto è uno scenario molto più complesso. E di questi giorni, io sono contentissimo che ci sia stato questo sito che abbia dato la possibilità a tutti di leggere le carte sul porto, ma con l'amministrazione comunale abbiamo avviato già un percorso che ci porterà nella città a un grande dibattito sulla questione del porto. Ecco, e per finire capitolo cultura, comunque Molfetta viene comunque da una stagione estiva, culturale abbastanza proficua, dove già da 2 anni si è avviato un vero e proprio forum sulla cultura, dando comunque ancora una volta creando proprio partecipazione alla stessa comunque tematica. Si era un pochino raccolto intorno alla figura di Federico Ancona, che ha dato un attimo, ha messo un pochino in ordine il panorama variegato della cultura molfettese, ma anche delle associazioni culturali e delle realtà teatrali presenti comunque in città, e quindi è giusto ovviamente proseguire in questo senso, oppure l'idea di Agenda 21 è un'altra in questo senso? No, Agenda 21, ma ci mancherebbe altro. Il lavoro fatto fino ad oggi nelle ultime 2 stagioni culturali svolte appunto durante il periodo estivo, penso sia stato un lavoro egregio, e bisogna veramente ringraziare non solo Federico, ma tutti coloro i quali, le associazioni, chi compone appunto il Forum della Cultura, tutti coloro i quali si impegnano nella nostra città attraverso le compagnie artistiche, le associazioni culturali, perché veramente si sta dando veramente un impulso nuovo e estremamente positivo alla cultura nella nostra città. Io penso che come Forum di Agenda 21 non possiamo fare altro che seguire questo dibattito. Non abbiamo pretese, diciamo, di sostituirci a chi è più esperto di noi, e evidentemente il gruppo appunto che si chiama Cultura e Coesione Sociale ha un occhio particolare alle questioni culturali, ma è ugualmente interessato ad altre situazioni appunto legate alla coesione sociale, quindi a tutte le problematiche dell'integrazione sociale, quindi sono problematiche estremamente delicate, sulle quali comunque c'è un grande interesse. Io voglio ricordare, se mi consenti, anche le persone che lavorano, perché Agenda 21 è fatto di 8 commissari, io sono uno di loro che è stato nominato a fare coordinatore.
ma proprio il gruppo Cultura e Coesione Sociale è coordinato da Angela Sciancalepore, che proviene dal mondo delle associazioni e in particolare dall'Archeo Club, da Ottavio Balducci, che è un noto pediatra e che comunque anche lui proviene dal mondo associativo. E poi c'è il gruppo delle risorse territoriali, che è attualmente composto dall'architetto Delle Foglie, che è stato per 11 anni anche l'ex coordinatore di Agenda 21, e dall'avvocato Maria Rosaria Larizza, ambedue provenienti da esperienze associative, esperienze di cittadinanza attiva di Molfetta. Poi c'è il gruppo Risorse Ambientali, che ha Domi Bufi, l'ingegner Domi Bufi e l'ingegner Enzo Gadaleta, tutti e due provenienti da esperienze associative, Amnesty da una parte e Comitando, anzi Riciclando, che è un'altra derivazione dal Comitando. E poi c'è appunto il gruppo di cui anch'io sono coordinatore, insieme a Giuseppe Cicolella, che è un imprenditore agricolo, e quindi proviene da un altro mondo, da un altro spaccato, diciamo, da un'altra città. E, insomma, indubbiamente Agenda 21 è un po' un universo poliedrico, raccoglie tante esperienze, e nei 250 rappresentanti abbiamo veramente raccolto un po' tutto quello che nella nostra città c'è in termini di rappresentatività. Perfetto, quindi io ringrazio davvero Cosimo Sallusio per aver un pochino fatto luce su quelle che sono le attività di Agenda 21 a Molfetta. Approfitto proprio per fare ancora un in bocca al lupo per le attività presenti e future di questo importante organo. Presente comunque in città e su cui bisogna continuare a puntare, su cui comunque la stessa amministrazione comunale sta puntando a Molfetta. Quindi ancora grazie a Cosimo Sallustio anche per aver partecipato a questa quinta puntata di Pronto Chi Parla, che appunto sta volgendo dunque al termine. Io ringrazio anche i telespettatori per averci seguito l'appuntamento e come sempre per mercoledì prossimo in diretta dalle ore 19, sempre su Video Italia Puglia. Buona serata.